momenti in casa Yahoo, dopo la crisi e i tagli anche di posto di lavoro a causa, lo possiamo dire, ma sì, a causa di Google. Perché che c'entra Google? Perché comunque Google è il motore di ricerca, il motore di ricerca ormai ha sbaragliato ogni sul campo, poi anche, boh, non lo so, sul campo. Fatto sta che il mercato delle ricerche è in mano a Google, quindi Yahoo è crollato, Bing proprio pure. Non ne parliamo proprio, ha perso azioni in borsa, miliardi di dollari nel tentativo di cercare di prendere qualche fettuccia di mercato a Google. Insomma, andiamo al tema di questo video, che cerco di rimanere breve. Yahoo, insomma, poveraccio, non solo ha tutti questi problemi commerciali e di crisi nei confronti di Google, ma ha avuto anche lo smacco da parte di un gruppo di hacker, chissà chi saranno, sono hacker anonimi per il momento, quindi tutto ciò che non è ben riconducibile è Anonymous, anonimo, vabbè, non sono il gruppo storico di Anonymous, ma sono degli hacker che ancora non si sa chi sono, quindi anonimi si può dire. E hanno rubato delle password, decine, centinaia di migliaia di password, si parla di 400.000 password e nomi utenti, del servizio Yahoo Voice. Quindi dopo LinkedIn, che era stato attaccato, ma hanno smentito, e password rubate e pubblicate poi così a tutto il mondo, e dopo Sony, vi ricordate, a cui furono rubate proprio carte di credito, no? Ebbe un grosso smacco quando fu 2 anni fa, 1 anno e mezzo fa. Adesso è la volta anche di Yahoo. Queste situazioni avvengono un po' dappertutto, un po' su tutti i servizi, diciamo, cioè, sono cose che comunque possano avvenire anche a Gmail, potrebbero venire, o mi sembra che sono avvenute, non lo so. Fatto sta che quindi Yahoo Voice ha avuto questo smacco, e quindi degli hacker hanno trovato delle falle sulla sicurezza e l'hanno sfruttata, e hanno detto: guardate che voi qui avete questa falla di sicurezza, e abbiamo pubblicato tutte queste password. È una sorta di umiliazione, non so se in questi casi salta qualche poltrona, qualche sedia, non lo so, non me ne intendo più di tanto. Certo che se uno è incaricato di mettere in sicurezza un servizio e quel servizio viene umiliato in questo modo, insomma, certo non gli si fanno i complimenti, bravo, continua così, comunque o salta la poltrona o comunque una bella tiratina di orecchie. E mi sembra che proprio Yahoo, sì, il CEO di Yahoo, se non vado un po' a memoria, è stato licenziato qualche mese fa perché mi sembra che non avesse la laurea che invece aveva dimostrato, aveva scritto nel suo curriculum. Insomma, Yahoo ha seri problemi, ha fatto un po' pace con Facebook nel tentativo anche tra di loro, no? I rivali di Google cercano un po' di fare amicizia, Microsoft, per cercare di fronteggiare il colosso di Mountain View. Detto questo, vi saluto e occhio alle password, scrivetele lunghe, scrivetele con i caratteri punto esclamativo, punto interrogativo, asterisco, slash, di tutto, inventatevi nomi che non compaiono sul vocabolario, fate delle password forti, no, per esempio uno si chiama Antonio, c'ha la figlia che si chiama Maria, che va a mettere come password Maria, oppure uno si chiama Luigi, c'ha la fidanzata, si chiama Alessandra, che va a mettere come password Alessandra, no, non si fa così ragazzi, non fate così che vi bucano subito, oppure molti addirittura: io mi chiamo Paolo, la password Paolo, 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 nome utente Paolo, password Paolo. E poi dice, vado a cercare. Addirittura certi, lo devo dire, io un po' lavoro con i siti, lo devo dire, non faccio nome e cognome, però lo devo dire, giusto così per cercare di non fare. Ci sono degli amministratori di server, che addirittura mettono nome utente admin, password admin, ma vi rendete conto? Con 30-40 server dentro. Qui lo dico, qui lo nego, ragazzi. Usate le password forti e Yahoo, cioè, insomma, cercate un attimo di riprenderti, ecco, perché sennò non c'è neanche gusto, no, a vedere Google che schiaccia tutti sotto la sua forza di tecnologia. Ciao.